Benvenuti a Travel Photographer, un tour fotografico che ci porterà a scattare delle fotografie nei luoghi più spettacolari e scenografici d'Italia. Viaggeremo con tutta la nostra attrezzatura, esploreremo l'intero paese, dalle montagne alle isole, dalle zone più conosciute a quelle meno note e più difficili da raggiungere. Prenderemo aerei, macchine, barche e dove non ci saranno strade procederemo a piedi e useremo i più svariati mezzi di trasporto. Affronteremo qualsiasi condizione meteorologica perché sappiamo bene che a volte per scattare una giusta fotografia è meglio trovarsi di fronte a una tempesta che a una giornata di sole. In questa prima serie affronteremo un viaggio di 3 giorni nella costa nord-occidentale della Sardegna, nel tratto che va da Cala Nettuno fino all'Argentiera. Qui si trova il Parco Naturale Regionale di Porto Conte, caratterizzato da meravigliose scogliere a picco sul mare. Raggiungeremo la città di Alghero in aereo, poi ci sposteremo in macchina o a piedi per cercare i migliori punti in cui scattare fotografie ai grandi paesaggi. Siamo arrivati al primo punto di scatto, ci troviamo al parco di Capocaccia. Abbiamo scelto questo punto panoramico perché ci offre una visuale a 360 gradi. A est, di fronte a me, si trova l'area marina di Capocaccia, mentre quello che ci interessa inquadrare a noi si trova alle mie spalle ed è l'isola di Foradada. Effettueremo numerosi scatti in questo luogo e manterremo sempre l'isola come soggetto principale delle nostre inquadrature. Abbiamo effettuato diversi scatti da questo punto, ora ci sposteremo poco più avanti per inquadrare l'isola da un'altra prospettiva. Ci siamo spostati di pochi metri. Non vi è un sentiero per arrivare qui, ma il percorso è abbastanza agevole. Abbiamo scelto questo punto panoramico perché abbiamo le rocce della costa che ci fanno da cornice. Scatteremo due tipologie di foto, una in orizzontale e una in verticale, mantenendo sempre l'isola di Foradada al centro dell'inquadratura. Abbiamo scattato tutte le nostre fotografie, ora possiamo dirigerci verso il prossimo punto di scatto.
Ed eccoci arrivati a Cala Inferno. Cala Inferno è appunto una spaccatura nella roccia di origine naturale. La parte bassa della spiaggia è raggiungibile solamente via mare, mentre noi per raggiungere questo punto e scattare la nostra fotografia abbiamo percorso un sentiero proveniente dal punto panoramico precedente dell'isola di Foradada. Ci siamo posizionati nel punto più alto della cala per riprenderla al meglio nella sua integrità. In questo scatto non andremo ad inquadrare il cielo perché ci sono poche nuvole e non è interessante. Quindi andremo ad abbassare la camera per lasciare in scena la roccia e il mare. Abbiamo scattato la nostra foto a Cala Inferno, ora possiamo dirigerci verso il prossimo punto. Eccoci, siamo arrivati a Cala del Vino. Come si può notare è una zona molto rocciosa, senza sabbia. Noi abbiamo scelto questa cala per il caratteristico contrasto che c'è tra il rosso della roccia e il verde della vegetazione e il blu del mare. Arrivare in questa cala è molto semplice, noi abbiamo lasciato la nostra macchina sulla strada provinciale prima dello sterrato, dopodiché abbiamo proseguito a piedi per circa 400 metri. Siamo quasi al tramonto, per cui aspetteremo altri 10-15 minuti per approfittare della luce rossa del calare del sole. Anche in questa cala abbiamo ottenuto ottimi scatti sfruttando la luce del tramonto. Ci vediamo al prossimo punto.
Eccoci arrivati a Parco di Porto Conte. La nostra destinazione sarà Punta Giglio. Il parco offre numerosi sentieri, noi percorreremo quello grigio e ci impiegheremo circa un'ora e mezza. Eccoci arrivati a Punta del Giglio. Il percorso che abbiamo intrapreso è un percorso molto semplice, adatto a tutti, senza dislivelli. Come possiamo osservare, alle mie spalle troviamo il faro di Capocaccia, al quale andremo a scattare la prima fotografia. Per scattare la nostra fotografia utilizzeremo un angolo di campo largo, dopodiché stringeremo su alcuni dettagli. Bene, ora che abbiamo scattato le nostre fotografie, sia larghe che strette, punteremo il nostro obiettivo sul promontorio che si trova dall'altro lato. In questa fotografia manterremo sempre un'inquadratura larga e includeremo anche la macchia mediterranea, ovvero la vegetazione tipica della Sardegna, che è di un verde molto acceso. Abbiamo scattato tutte le nostre fotografie, per cui ora ritorneremo alla macchina. Questa volta seguiremo il percorso giallo, ovvero il percorso che costeggia il mare. Porteremo a mano la macchina fotografica nel caso dovessimo incontrare qualche scorcio interessante.
troviamo a Belvedere Porticciolo. Questo luogo è chiamato così perché ci permette di vedere dall'alto l'intera baia. La baia è a forma di mezzaluna e dall'altra parte possiamo osservare una vecchia torre. Nella nostra fotografia andremo ad inquadrare sia la spiaggia che la torre. Anche in questo luogo abbiamo finito di scattare le nostre fotografie, per cui ora ci trasferiremo al prossimo punto. Siamo giunti all'ultima tappa del nostro viaggio lungo la costa nord-ovest della Sardegna. Questa cala è lunga circa 2 km ed è caratterizzata da una sabbia color ocra. Anche in questo caso scatteremo una foto paesaggistica, per cui andremo ad allargare al massimo l'angolo di campo per cercare di inquadrare tutta la spiaggia. Oggi è una splendida giornata di sole, per cui avremo un'ottima luminosità.
Abbiamo scattato diverse fotografie, inoltre ci siamo concentrati anche sulla torre che potete osservare alle mie spalle e sulle scogliere alla mia destra. E ora possiamo spostarci verso l'ultimo punto di scatto del nostro viaggio. Siamo appena arrivati nell'ultimo punto del nostro viaggio. Ci troviamo ad Argentiera. Abbiamo scelto questo punto panoramico perché si vede un bellissimo tramonto. Quando scattiamo foto al tramonto, la luce cala molto velocemente, per cui non perdiamo altro tempo e iniziamo subito a scattare. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Abbiamo scoperto i panorami più belli di Capocaccia. Abbiamo percorso 200 km tra spiagge e promontori. La nostra esperienza termina qui. Ci vediamo alla prossima avventura.